Ciao a tutti, allora mi presento, sono Salvo Guglielmino, dietista, nutrizionista e laureato in scienze motorie. Allora, questo video di presentazione nasce per appunto presentare il nuovo canale YouTube o per chi mi sta seguendo su Facebook, per presentare questo gruppo Facebook di autogestione alimentare. Oltre ad avere la pagina Dott. Salvatore Guglielmino, il gruppo nasce per un'esigenza, un bisogno un po' più specifico. La pagina Dott. Guglielmino ovviamente ha il compito di diciamo di informazione generica, di mostrare anche i risultati delle persone che hanno seguito, i pazienti che hanno seguito il mio metodo, mentre il gruppo di autogestione alimentare ha diversi scopi. Fondamentalmente l'autogestione alimentare, per chi ha comprato già il libro, sa che prevede due diversi scopi. Il primo scopo è quello di informare e di rendere consapevoli i pazienti, le persone in generale che si approcciano a questa filosofia alimentare, rendere consapevoli di ciò che mangiano, conoscere al meglio gli alimenti e poter di conseguenza scegliere al meglio per i propri bisogni e per i propri obiettivi, senza appunto che nessuno gli dica cosa, quando e quanto mangiare. Il secondo scopo è quello appunto di rendersi più disciplinati e più indipendenti verso l'alimentazione. Un'alimentazione che non è particolarmente costrittiva perché non te la sta imponendo nessuno, mentre puoi autogestirti appunto in maniera autonoma, ottenendo comunque i risultati sperati, perché verrai seguito passo passo, avrai uno schema da seguire passo passo per ottenere i tuoi obiettivi. Anche se appunto non hai un percorso accademico appunto di medicina, di dietistica, di nutrizione, di biologia e così via. L'autogestione alimentare, appunto, è un metodo che può essere utile sia alla casalinga, sia allo sportivo che magari ha già una cultura in merito all'alimentazione. Perché? Perché si parte proprio dalle basi e si arriva verso il bisogno più specifico. L'autogestione infatti non è soltanto per il sedentario, come non è soltanto per lo sportivo, ma nella parte finale del libro, come in un futuro eventuale corso, ci sarà una spiegazione di come approcciarsi al meglio alle varie tipologie di diete in base agli obiettivi, che possono essere aumento di massa, di definizione, una ricomposizione corporea che è ottenibile fin da subito, o impostazione di una dieta con una fase iniziale più importante, un po' più aggressiva, quindi una fase d'attacco, e tutto questo nasce dalla pratica. Il libro scritto, come anche tutti i video che pubblicherò nel gruppo o su YouTube, saranno video non particolarmente tecnici, dove appunto ci sono citazioni di articoli o cose molto astratte, per fare, come si dice da noi, un po' di fuffa, di brodo. Saranno video che avranno come obiettivo l'applicazione pratica. Ci saranno video che sfateranno determinati miti, miti e leggende sull'alimentazione. Ci saranno video che parleranno degli errori più comuni, ma voglio fare capire che tutto quello che nasce dai video e tutto quello che sarà contenuto nel libro o nel video corso, che è contenuto anche appunto già nel libro che attualmente è venduto su Amazon o sulla pagina web dietaguglielmino.it, nascono dalla pratica. Quindi non parliamo di video e spiegazioni fatte prettamente magari da YouTuber con poca applicazione pratica. Io prendo i problemi riscontrati sui 3.000 pazienti che mi capitano in un anno e dalla soluzione che riesco a trovare dalla soluzione che riesco a trovare su quei pazienti, quello che effettivamente funziona, io lo trasmetto a voi tramite il libro, tramite il videocorso o comunque nei video che verranno pubblicati a seguire su YouTube e su questo gruppo.
Questo metodo cambia tutto rispetto alle tipologie di diete passate. E spesso e volentieri adesso si valutano diete dove c'è il calcolo dei macronutrienti, percentuali, applicazioni, calcoli strani, mettere nelle applicazioni ogni pasto di ogni giorno, cose abbastanza complicate. Mentre questo metodo evita tutto questo, quindi materialmente è un metodo facile, veloce e che ti porta comunque all'obiettivo. Non è stato semplice andare a buttare giù degli schemi per l'autogestione alimentare, cioè quello che deve passare è che io ho creato questi schemi perché sono stati degli schemi che hanno portato al risultato desiderato circa 2.500, 3.000, 3.200 persone. Perché vanno a sfruttare i feedback corporei che ognuno di noi ha. Cioè, quante volte avete sentito mia cugina, ha mangiato tantissimo e dimagrita, io a 1.000 calorie non riesco a dimagrire? Cioè, ognuno ha una sua genetica, ognuno ha un suo trascorso alimentare e quindi ognuno dovrà avere la sua dieta. In base a questa tipologia di feedback, io vi insegnerò praticamente a scegliere cosa mangiare seguendo appunto la vostra genetica e la vostra predisposizione. Poi comunque ci saranno dei video dove si parlerà del digiuno intermittente, il digiuno intermittente non quello classico da libro, ma quello che effettivamente funziona, quello che è di facile applicazione e quello che diciamo sono riuscito a modificare per evitare gli effetti collaterali del digiuno intermittente. Ultima cosa, l'obiettivo dell'autogestione alimentare è anche il mantenimento dei risultati, perché se in maniera autonoma riuscite a ottenere i risultati desiderati, in maniera autonoma riuscirete tranquillamente a mantenerli. Perché siete arrivati da un punto A a un punto B in maniera autonoma, il punto B sarà facile da mantenere perché potrete compensare voi stessi qualora ci sia un piccolo aumento di peso o una perdita di massa muscolare, cioè sapete tranquillamente autogestirvi per mantenere i risultati, cosa che solitamente se vi ci porta qualcuno dal punto A al punto B, difficilmente riuscite a mantenere, a meno che non mantenete la via di mantenimento in maniera costante e ligia. Quindi, fondamentalmente, tutto questo riassume la filosofia di autogestione alimentare, ma vi prometto che ci sarà molto molto altro. Grazie a tutti per l'attenzione. Se mi state seguendo su YouTube, mettete una spunta alla campanellina. Grazie.